questo problema, questa diciamo, grave scossa che ci aveva colpito poteva in qualche modo diventare un'opportunità per il nostro territorio. Quindi il ragionamento da cui noi siamo partiti è stato quello che molto doveva essere fatto soprattutto sull'edilizia produttiva, sull'edilizia industriale, sui capannoni, molto si sarebbe fatto in termini di ricostruzione. E quindi perché non rilanciare questo tipo di ricostruzione anche in chiave che fosse attenta alla sostenibilità, che permettesse di ridurre anche diciamo, i costi energetici e quindi avere un minore impatto sull'ambiente. Questa è un po' la scommessa che abbiamo voluto lanciare all'epoca, e la Climate Kick l'ha accolta e ci ha dato la possibilità di sperimentare delle azioni sul mercato. Per dire cos'è la Climate Kick? Molto volentieri. Allora, molto velocemente, si tratta di una organizzazione a livello europeo, quindi nasce dall'Istituto Europeo per l'innovazione, per sostenere in particolare tutte le azioni che hanno un effetto di mitigazione degli eventi climatici. Quindi diciamo tutto quello che può essere fatto per evitare gli effetti climalteranti, per prevenire e per in qualche modo contenere. Ovvio che molte delle azioni sono fatte nell'ambito dell'energia, dell'ambiente, del territorio. La nostra sfida è stata quella di rilanciare un interesse verso un settore un po' particolare, perché di edilizia si parlava già, però di edilizia residenziale. Quindi noi abbiamo voluto scommettere un po' sul tema dell'edilizia produttiva, perché in effetti se solo pensiamo ai numeri per la nostra regione possono essere veramente di impatto molto importanti anche per il territorio. Io non volevo rubare troppo tempo, ma io volentieri, ma però dirlo, perché Aster ha entrato questa partecipazione sul premio. Sì. La strategia. No, ci tenevamo in maniera molto forte, perché l'opportunità di questo progetto era quella in particolare di sperimentare, ci dava la possibilità di sperimentare delle azioni che potessero favorire sul mercato, quindi accelerare il mercato dell'innovazione in questo tipo di settore. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un ragionamento a partire dal mercato, quindi una piccola analisi di quelle che erano le barriere, i problemi che le imprese avevano, abbiamo fatto dei focus di confronto direttamente anche con la regione, che quindi ci hanno permesso di riflettere insieme a loro sulle politiche che loro avevano appena attuato nel campo dell'energia, e riflettere su che cosa si poteva impostare di nuovo per la nuova programmazione finanziaria in questa direzione. E in particolare abbiamo cercato anche di agevolare le imprese, quindi mettendo a disposizione per loro delle linee guida semplificate, cioè far capire quali potevano essere le tipologie su cui potevano andare a investire, cosa voleva dire fare efficienza energetica per un'impresa, quindi cercare di dargli un po' questo tipo di informazioni. E poi abbiamo cercato di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta, perché anche sul nostro territorio abbiamo a disposizione moltissime imprese che già lavorano nel settore, che offrono soluzioni molto interessanti, quindi abbiamo cercato di favorire questo matching. Ma il nostro obiettivo diciamo fondamentale, che come Aster, il nostro compito diciamo poi istituzionale, è quello di favorire l'innovazione, quindi favorire quello che è l'ecosistema anche dell'innovazione che abbiamo in regione. E ci è sembrato molto opportuno quindi lavorare anche sui premi, sulle menzioni, in modo da poter dare risalto a quelli che sono già dei casi concreti realizzati e che quindi potevano essere di esempio per tutti gli altri imprenditori, quindi mi immagino soprattutto per la piccola e media impresa, che magari potesse vedere questi già come un modello di qualche cosa già realizzato da poter replicare più semplicemente diciamo nel proprio caso. Ecco, questa era per farvi una brevissimo excursus di da dove è nato il nostro progetto e perché siamo qui oggi e dove siamo arrivati. Ne approfitto a questo punto, un'altra tappa per noi molto importante sarà martedì, perché a Faenza, presso il Tecnopolo di Faenza, abbiamo organizzato un evento nel quale cercheremo appunto di mettere un po' insieme questi aspetti. Faremo un momento di focus, di presentazione e di lancio dell'asse 4 insieme alla regione, quindi tutte le opportunità, anche dei finanziamenti che esistono
per sostenere all'interno dell'impresa questo tipo di iniziative. Faremo un momento di networking con le imprese e daremo anche la possibilità di fare un giro nei laboratori di ricerca industriale del nostro territorio per far vedere anche che cosa c'è di già pronto, che cosa si sta lavorando anche in questi ambienti e su cui appunto si può iniziare anche a innestare una forma di collaborazione diretta con le imprese. Grazie Teresa, grazie. No, andava fatto. Anche perché vi ricordo che la S4 del Porfese, ne parlava prima anche l'assessore Palmacosti, mette a disposizione delle risorse non banali sia per l'investimento industriale del comparto produttivo e sia anche per la riqualificazione del comparto pubblico. Sono i due obiettivi fondamentali della S4. A Faenza il 24 novembre ci sarà la prima presentazione realmente del lancio della S4. Abbiamo avuto la S1 nella versione AB sia per la ricerca che per le imprese, che si sono concluse il primo alla fine di settembre, il secondo alla fine di ottobre. Adesso parte la S4, il caso sono 100 milioni comunque che vanno dati verso il sistema dell'innovazione dei sistemi produttivi. Credo che sia un'altra occasione che si lega alle strategie che abbiamo sviluppato. Alla fine della settimana qui a Modena, no, del nostro incontro, abbiamo anche un altro rilancio in Romagna, nell'area dello sviluppo della rete tecnologica. Adesso l'ingegnere Enrico Rombi, dello studio Cavazzoni Associati di Reggio Emilia, e l'ingegnere Carlo Tarazzoni, siete tutti in qua? Ah, benissimo, ci presenteranno lo stabilimento produttivo della Comer, che abbiamo avuto modo di premiare, come dicevamo anche prima, attraverso le parole di Tartarini, del professor Tartarini, uno di quegli esempi eccellenti che innescato nella rete della climatica adesso avrà anche una diffusione a scala europea, perché adesso questo è un progetto che andrà nel sito di Green Industries, avrà il risalto nella rete della climatica, quindi facciamo anche questa operazione di casi studio qualitativi e penso che sia un'altra opportunità per imparare. Grazie ancora. Prego. Allora, niente, l'intervento nasce, diciamo, dalla volontà della Comer, che come è stato detto anche precedentemente è un'azienda di Reggiolo, leader internazionale nel settore della meccatronica, partendo, diciamo, dalle macchine agricole fino all'industria e ai prodotti anche per fare eoliche, eccetera. L'obiettivo era quello di accorpare più siti produttivi, perché la produzione della Comer adesso è effettivamente frammentata in diversi stabilimenti, soprattutto nel comune di Reggiolo, avendo a disposizione un lotto in una posizione estremamente strategica. Qui siamo in Freda e Brennero, all'altezza di quello che sarà l'incrocio con la futura Cispadana, dove verrà posizionato anche il nuovo casello autostradale. Quindi, disponendo di un'area di circa 30.000 metri quadri di terreno e senza consumo di suolo ulteriore, l'obiettivo era quello di ristrutturare ed ampliare due vecchi stabilimenti abbastanza obsoleti, risalenti agli anni, ai primi anni 70, creando un nuovo centro di montaggio dimensionato per 360 addetti, anche se attualmente ne sono occupati 300, però è predisposto per 360 addetti. L'intervento è iniziato prima del terremoto, qualche mese prima, poi purtroppo è successo quello che sappiamo e questo ha cambiato un po' gli orientamenti dell'azienda, del committente, nel senso che i due stabilimenti, come dicevo, abbastanza obsoleti, i primi anni 70, non erano convenientemente migliorabili, insomma, non c'erano né le condizioni ergonomiche né di sicurezza per ottenere dei risultati apprezzabili. E questo ha portato la committenza a entrare nella determinazione di demolire e ricostruire. C'è da lavorare comunque di recupero, perché non è che. E ampliando ovviamente, perché praticamente la superficie realizzata è poco meno del doppio di quella che c'era prima. Evidentemente nel momento in cui si demolisce e si ricostruisce si è pensato di andare verso una soluzione evoluta, insomma, quindi con un involucro edilizio, un contenitore estremamente performante,
pannelli a taglio termico, serramenti estremamente performanti con una particolare attenzione all'acustica, perché qui siamo in fregio alla Brennero, quindi con degli abbattimenti di decibel superiori a quelli normalmente, ma con l'intenzione proprio di evocare questo sistema edificio persona impianti, cioè da un involucro estremamente performante con l'ausilio di impianti di un certo tipo, che poi il mio collega Salazzoni vi illustrerà meglio, il tutto in funzione e ad uso e consumo della persona, quindi per la persona al centro del progetto, insomma, il benessere della persona. Lo stabilimento, come vedete anche dalle foto, è estremamente voluminoso e luminoso, con anche degli inserimenti tipo il verde interno, proprio per aumentare il più possibile il comfort e il benessere della persona che lavora. È chiaro che il combinato fra un involucro estremamente performante e tutta una serie di predisposizioni impiantistiche, compreso anche il fotovoltaico che si vede in questa vista, che impegna circa metà della copertura per una resa di 490 kW, ha portato ad ottenere uno stabilimento industriale in classe A, che obiettivamente è un risultato, credo, non usuale. Insomma. Il tutto poi sempre pensando all'utente finale ed ovviamente anche a degli obiettivi cioè economicamente efficienti, insomma, cioè l'azienda chiaramente pensa al benessere delle persone che lavorano lì, ma pensa anche ad avere una gestione economicamente oculata, cosa che con questo sistema abbastanza complesso si è riusciti ad ottenere. L'area è rimasta quella che, come vi dicevo, non c'è stato consumo di suolo, però chiaramente c'è stato un importante incremento di impermeabilità, il che ha dovuto essere compensato con un grande invaso di laminazione che corre in fregio alla Brennero sul fronte lungo dello stabilimento per circa 300 metri per proprio laminare le acque per evitare, perché lo sfruttamento dell'area è stato effettivamente intensivo da questo punto di vista. Lo stabilimento è impostato con un layout interno dove fondamentalmente sul fronte ovest, che è il fronte dietro, sono localizzati soprattutto locali di servizio, spogliatoi, bagni tecnici, eccetera. Sul fronte autostrada invece abbiamo gli uffici legati comunque sempre alla produzione. E poi c'è un movimento, un flusso, diciamo, antiorario con delle varie di carico, con tutto un ciclo di un certo tipo, con una serie di lavorazioni interne, compreso anche, vabbè, sono fondamentalmente isole di montaggio, però nella logica acquisita dalla Comer ultimamente di portare all'interno certe lavorazioni che fino a qualche anno fa venivano demandate fuori, c'è anche un impianto di verniciatura estremamente evoluto e robotizzato che ha comportato un grosso investimento anche da parte della Comer. E sostanzialmente anche le infrastrutture sono state poi alla fine riqualificate, perché pur non avendo consumato suolo, chiaramente abbiamo migliorato la dotazione di parcheggi, l'illuminazione pubblica a LED, tutta una serie di accorgimenti, anche ombreggiamenti dei parcheggi, illuminazione anche del fabbricato, forse c'è anche la possibilità di vedere una vista notturna, quindi con uno studio di un certo tipo anche sull'illuminazione, sull'effetto notturno dello stabilimento. Ripeto, grosso impegno soprattutto anche nel coordinare tutta una serie di procedure impiantistiche che, se vogliamo, non è che siano delle cose, però sono state secondo me organizzate nel modo giusto, perché riscaldamento pavimento nell'area produttiva dove c'è
peraltro un pavimento fibro rinforzato a grande capacità resistente dal punto di vista meccanico, perché noi abbiamo delle zone di magazzino alte 9 metri con dei carichi al piede anche dell'ordine di 10 tonnellate, quindi un pavimento anche dal punto di vista statico estremamente performante, ma che contiene il riscaldamento pavimento. Dopodiché chiaramente per lo stabilimento c'è un sistema quindi inerzia lenta, insomma, perché il riscaldamento pavimento chiaramente, mentre invece nelle zone uffici spogliatoi ci sono dei sistemi più a bassa inerzia per una gestione più personalizzata del comfort. Io lascerei un attimo la parola al mio collega Cavazzoni, che ha visto. Buongiorno a tutti anche da parte mia, sono un po' in difficoltà, nel senso che sono l'unico impiantista, hanno parlato molti architetti, molti ingegneri di carattere di... Tasserini, no, però approfitto di questa, tra virgolette, differenza, nel senso che sono l'unico impiantista, poi può darsi che sia qualcun altro, per fare un riferimento a questo progetto qua, è stato toccato prima il discorso dell'acronimo EMPI. In genere gli impianti sono un costo, l'estetica ha la sua valutazione, io dico sempre che noi passiamo dentro i muri, passiamo dentro i controsoffitti, stiamo nei pavimenti, difficilmente ci si vede, difficilmente ci si parla con noi. In questo progetto invece c'è stata una grande attenzione da parte dello studio di architettura, ma soprattutto anche della committenza, perché parlare di benessere delle persone in una fabbrica, in un'industria diventa un po' difficile. In genere il gruppo frigo costa, dà fastidio, l'aria compressa la mettiamo là in fondo perché fa rumore, le luci bisogna spendere meno, perché si investe nei processi produttivi. E fra tanti clienti del mondo industriale con cui abbiamo lavorato in questi anni qua, in effetti abbiamo avuto un'attenzione molto particolare. Poter essere ascoltati da impiantisti, poter parlare di impianti, poter parlare di efficienza energetica, in questo caso parliamo anche di sprechi, cioè attenzione agli sprechi, perché noi possiamo mettere le macchine bellissime e poi casomai le persone che andiamo a formare, perché non diamo questo tipo di indicazione, non sanno usare l'elettronica, non sanno usare i parametri, e quindi quello che era efficiente in realtà diventa disperdente, diventa uno spreco, diventa una perdita. E nell'ambito anche industriale si è fatto riferimento al World Class Manufacturing prima, si è fatto riferimento anche alla parte di certificazione LEED, eccetera. È molto importante perché abbiamo dei processi produttivi, spesso l'impianto di aria condizionata, l'impianto di illuminazione, poi faccio due brevi accenni, se mi metti per cortesia la foto della sezione con corso del free cooling. Spesso l'aria condizionata, l'illuminazione all'interno del segmento produttivo incidono pochissimo sui consumi energetici dell'edificio. Poter ragionare ad integrare il processo produttivo, recuperare calore dalle cabine di verniciatura anziché dall'aria compressa o dal recupero calore della pompa di calore, e poterlo rimettere dal punto di vista energetico all'interno degli ambienti, all'interno dei processi, è una delle sfide che abbiamo cercato di fare. Così come dialogare sui serramenti per poter effettuare il free cooling nelle mezze stagioni, vuol dire avere dei sistemi di domotica, siccome la settimana di architettura della domotica almeno riusciamo a parlare anche di questo. Perché finché parliamo di abitazione civile, abitazione domestica, comunque l'uso dove la persona ha un comfort immediato, percepisce il benessere all'interno di un ambiente, la bolletta la paga sempre qualche d'un altro, non riusciamo mai bene a mettere insieme in relazione a queste situazioni, in un progetto di carattere industriale, qui è stata la difficoltà e quindi ancora il ringraziamento alla committenza, di poter mettere sullo stesso piano investimenti di carattere economico sui processi rispetto a quelli degli impianti, soprattutto per il comfort ambientale. Allora, poter ragionare che abbiamo un sistema di illuminazione e di immerazione che cambia tutto il sistema delle luci, le riduce in funzione dell'illuminazione esterna, non diamolo per scontato, perché in tutte le fabbriche troviamo luci accese con una bellissima giornata di sole. Quando gli dici mettiamo la domotica per, no, ma quella mi serve a casa, qui è inutile investire, devo mettere una macchina in produzione nuova. Ecco, qui l'attenzione al progetto che noi abbiamo cercato di fare senza rielencare tutte le tecnologie che ha già detto correttamente il ingegner Rombi, particolare attenzione a noi preme a questo tipo di integrazione tra edificio e persone impianti, perché così riusciamo a fare anche sostenibilità, cioè fare dei progetti a cui chiediamo ai nostri committenti di investire il giusto compendio economico, ma anche di ritornare dal punto di vista energetico nei bilanci nel tempo, sostenibilità finanziaria, ma soprattutto anche in termini di comfort per le persone che ci stanno dentro. Un ambiente di lavoro, si diceva prima, noi abbiamo lanciato questo slogan, viviamo in un ambiente e usiamo gli impianti.
meglio si sta nell'ambiente, vedete questa bellissima immagine che ritengo di qualità della luce, ma anche di organizzazione, questo verde, questa attenzione, ci permette anche di lavorare meglio e quindi di avere un approccio completamente diverso, ahimè, in un luogo di lavoro dove ci si passano molte ore. Grazie all'attenzione, grazie a tutti. Aggiungevo solo una cosa, per visto che poi anche all'inizio della Palma Costa ne ha parlato di queste tristi vicende legate al terremoto, che appunto la realizzazione di questo stabilimento è avvenuta proprio con questa intercalare, non chiaramente preventivato, che ha comportato uno stop obbligato del cantiere di circa 8 mesi. In ogni caso, lo stabilimento, che sono circa 20.000 metri quadri, è stato portato a termine in un periodo non superiore, di poco superiore a 2 anni. E comunque con, attraverso vari step, con un'iniziale delocalizzazione e una convivenza successiva fra cantiere e attività, senza interrompere l'attività lavorativa. E questo ha significato un impegno, francamente, non banale, sia in termini di logistica di organizzazione del cantiere di sicurezza e di rapportazione con l'attività esistente. In particolare lo step in cui, perché il fabbricato è stato demolito e ricostruito, i due fabbricati sono demoliti e ricostruiti in due momenti diversi, prima uno e poi l'altro. A un certo punto, quando è rientrata una parte dell'attività, noi avevamo mezzo stabilimento occupato dal cantiere e mezzo stabilimento occupato dall'attività. Quindi non è stata un'operazione semplice da gestire in termini di sicurezza e di interferenza con l'attività esistente. Ovviamente, ma non ci sarebbe bisogno di dirlo, è stata data grande attenzione alla sicurezza antisismica, nel senso che quella parte di stabilimento che era già stata edificata con struttura prefabbricata prima che arrivasse il terremoto è stata adeguata alla nuova normativa, mentre la restante parte dello stabilimento è chiaramente stata progettata e realizzata già secondo i canoni del DM14.0108. Quindi siamo in piena sicurezza antisismica con le normative attuali, che sappiamo essere particolarmente importanti, anche se purtroppo il terremoto li ha messi un po' a dura prova, insomma, ecco, tutto qua. Grazie.